Benvenuti, vediamo in questo video il gioco della seduzione. Vediamo in questo video il gioco della seduzione. Allora, intanto iscrivetevi a tutti i miei canali YouTube, ovviamente, e preparatevi al gioco della seduzione. Se volete sedurre, se volete far innamorare, se volete conquistare le persone che vi interessano, dovete saper giocare il gioco della seduzione, ma il problema delle malgascione, il problema delle carampane è che prendono il gioco della seduzione come fosse un qualcosa di serio, come fosse un qualcosa di vero, come fosse un qualcosa, diciamo, di reale. In realtà il gioco della seduzione è un gioco e quindi the game dovete imparare a giocare, perché se voi non giocate e lo prendete come una cosa seria, sarete fottuti, sarete rovinati. E si va in gioco, si soffre poi molto. L'importante è giocare. Quando uno vuole sedurre, deve divertirsi. Poi, se la relazione diventa una relazione stabile, va bene, ma inizialmente deve essere vissuta come un gioco. Invece, ci sono molte persone, ad esempio, che incontrano qualcuno che sanno già che non è la persona giusta, sanno già che questo le farà soffrire, perché i segnali ci sono tutti dall'inizio, eppure non se ne accorgono. Non se ne accorgono perché non stanno giocando il gioco della seduzione. In realtà prendono per buono, prendono per serio quello che una persona le dice, e si può arrivare a credere di tutto. E poi se la prendono, che stronzo, mi ha portata a letto e poi mi ha lasciata. Ma sei tu che gliel'hai data! Non è che se l'è presa, sei tu che gliel'hai data e non avresti dovuto dargliela. Perché il problema è sempre tuo, cara malgasciona, che ti lamenti che tutti gli uomini sono uguali. Ma non è vero che tutti gli uomini sono uguali quelli che trovi tu, perché te li vai a cercare con il lanternino. È come se facessi un concorso a livello nazionale per cui tutti i bravi ragazzi, le brave ragazze, li scarti e ti vai a prendere il bastardo selezionato. Quello che ti farà soffrire, perché tu vuoi soffrire fondamentalmente, vuoi darti delle emozioni. E allora non stai giocando il gioco della seduzione, lo prendi sul serio. E allora esiste un principio di forza inversa, per cui nel momento in cui, intanto ringrazio Bizzarri, nel momento in cui tu inizi a, diciamo, inizi praticamente a credere veramente, ah, ma io devo farlo innamorare, l'uomo giusto per me. Nel momento in cui scatta nella tua testa questo meccanismo, non ne puoi più fare a meno. Non ne puoi più fare a meno, e cosa significa? Significa che inesorabilmente sarai vinculata, vinculata fin in fondo. E spererai di poter trovare qualcuno che, diciamo, possa darti amore, ma non lo troverai. Invece, cosa bisogna fare? Bisogna imparare a giocare al gioco della seduzione. Per giocare al gioco della seduzione, devi imparare il linguaggio non verbale delle persone. Quindi, attraverso il linguaggio non verbale, capisci se una persona è coinvolta o meno. Ad esempio, se parli con una persona e ti dice cara, ti amo tanto, e fa questo tipo di gesto, è ovvio che non ti ama. Tu puoi arrivare a crederlo, oppure sì, cara, ti amo tanto, ti amo tantissimo, sei la donna della mia vita, e lo dice andando indietro, è ovvio che non sei la donna della sua vita, ti sta perculando. Questo è un punto fondamentale, ti sta perculando, ma il concetto di fondo è che sei tu che ti fai perculare, non è, come dire, Gesù bambino che ce l'ha con te. Ti stai facendo perculare perché non hai autostima, perché pensi di non valere niente. E allora, quando una persona pensa di non valere niente, sicuramente non vale niente. Quindi, teniamo presente questi fatti. Quindi, impara a giocare a giocare la seduzione riconoscendo il linguaggio non verbale e riconoscendo anche quali sono i turbamenti di una persona. Perché se una persona, quando interagisce con te, punta il piede verso di te, è perché in qualche modo è coinvolta. Tu inizi a guardare i piedi della persona, dove puntano? Puntano verso di te o puntano verso qualcun altro? Inizia a guardare la bocca, sta facendo delle smorfie. Tutto ciò che è asimmetrico, ecco ad esempio questo sorrisino qua, quando uno ti vuole fottere,
un uomo o una donna ti vuole fottere, inizia a fare un sorriso di questo genere. Il sorriso asimmetrico deriva da un segnale di rifiuto, deriva da quella che è la smorfia, questo. La smorfia è un tipico segnale di rifiuto, quindi edulcorato diventa un sorriso asimmetrico. Ecco, uno che sorride in questo modo te lo sta già buttando dentro, più che Rocco Siffredi, da dietro anche. E poi diciamo, va del retro Satana, ma non sappiamo perché sto Satana deve andare sempre nel retro. Come mai Satana deve andare sempre nel retro? Quindi devi imparare a giocare e se vuoi, diciamo, imparare a giocare, quello che devi fare è non prendere sul serio la possibilità di una relazione, perché se tu prendi sul serio la possibilità di una relazione, sei fregata, sei fregato. Inizia a giocare. Inizia a giocare e devi divertirti. Se la persona poi noti che, diciamo, ad esempio, ha delle distonie, cioè dice delle cose e mette in atto dei comportamenti diversi rispetto alle cose che dice, l'unica cosa che devi fare è mandarla a cagare, mandarla a fanculo, perché se tu lo mandi a cagare e mandi a cagare proprio quella persona che in realtà ti darebbe, diciamo, come dire, emotività, vai a procurarti emozioni in modo diverso, non ti vai più a procurare l'emozione attraverso il male, attraverso la sofferenza che ti genera questa persona, e vai a procurarti emozioni attraverso l'orgoglio, attraverso l'autostima. Quindi impara a dire di no, impara a mandare a fanculo, ma sempre con il sorriso sulle labbra. E cioè, quando tu sorridi, cerca di fare un sorriso simmetrico, tipo questo. Ah, c'è anche il falso sorriso che usano spesso le persone manipolative, che è quello solo della bocca. Il sorriso vero invece attiva anche i muscoli oculari. Questo è il sorriso vero. Quindi, se tu inizi a guardare il sorriso, otterrai molte informazioni da una persona. Molte informazioni se è una persona fedifrega e concubina, ad esempio. Le persone fedifrega e concubine tendono ad avere il sorriso asimmetrico, le persone che tradiscono. Poi devi tenere presente che se tu vuoi giocare il gioco della seduzione, devi utilizzare, diciamo, i vincoli. Tieni presente che chi vincula seduce, chi viene vinculato è sedotto. Quindi non devi mai essere vinculata, ma devi imparare a vinculare, cioè a mettere dei vincoli. I vincoli che cosa sono? Sono delle condizioni. È un punto fondamentale avere, diciamo, la capacità di mettere in atto dei vincoli, cioè delle condizioni. Perché se scopri che questa persona accetta le condizioni che tu metti, vuol dire che si innamora. Tieni presente che quando tu metti una condizione, ad esempio, ah no, guarda, io non esco normalmente, cioè esco solo se magari c'è un invito in un ristorante, mi piace ad esempio un ristorante, che ne so, e gli spari il nome di un ristorante, quello più caro della tua città. Se questo non ti invita, amen, ciccia, fuori dai coglioni. Bisogna imparare a estrarre il 7 di bastoni. Perché sette di bastoni fuori dai coglioni. Quindi è importante imparare a dire di no, è importante scartare tutte le persone che non ti danno quello che tu vuoi. Questo è un punto fondamentale. Ovviamente, la persona giusta è quella che condivide i tuoi valori, condivide le tue credenze. Anche qualcosa sui segni zodiacali si può prendere in considerazione. Ad esempio, se uno fosse un ariete, un gemelli è una condizione abbastanza di merda, oppure capricorno e leone, ad esempio,
Certo, uno può fare una verifica perché poi ogni caso è, però ci sono alcune coppie di segni che già dall'inizio, tipo Capricorno e Leone, Ariete Gemelli, che ne so, tutti i segni zodiacali che non vanno bene, Sagittario e Toro, per dire, Cancro e Sagittario, tutti i segni che non vanno assolutamente bene, sono segni di merda. Se invece c'è una compatibilità, ad esempio di segni, non so, Capricorno, 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 Cancro, Toro e Cancro, allora, se c'è una compatibilità, Vergine, Capricorno, Vergine, Toro, Vergine, Cancro, Pesci e Toro, ad esempio, funziona anche, Toro e Scorpione, funziona anche abbastanza. La bilancia può andare bene con segni come il leone, ad esempio, che sono egocentrici. Il leone e bilancia funziona molto. Ecco quindi che uno può prendere anche in considerazione un po' i segni zodiacali, no? Per capire. Ma ovviamente questo è un di più, non è che dobbiamo basarci sul segno, anche perché, come dico, i segni sono statistica, per cui quello che bisogna fare è osservare poi i comportamenti. Dai comportamenti noi possiamo ottenere invece delle informazioni molto importanti che ci possono far capire se questa è la persona giusta o meno. Ma la cosa fondamentale però è giocare. Se tu non giochi il gioco della seduzione e mantenendo il distacco dal risultato, non riuscirai a ottenere nessun risultato, appunto. Quindi il distacco dal risultato è: io gioco la mia partita, che vinco, che perdo, non mi interessa, l'importante è giocare. Bene, quindi imparate a giocare al gioco della seduzione. Iscrivetevi a tutti i miei canali YouTube, ovviamente sono 6, ma seguitemi anche ovviamente su TikTok, su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, e su tutti i miei canali YouTube. Bene, bene. Detto questo,